Sì, io ho tutti gli argomenti, anzi, se ho preparato delle slide, forse troppa roba, quindi ve ne farò vedere solo alcune. Diciamo, l'argomento è vastissimo. Voi avete ovviamente già avuto una serie di lezioni, di un elenco e anche una breve introduzione, no? E quindi partendo anche dal concetto, anche poi da esperienze varie dell'America Latina, quindi avete già avuto una prima. La cosa invece di cui mi occupo insomma, da un po' di anni, ma insomma, è quella invece di quello che possiamo dire la rinascita, perché il populismo è un fenomeno che nasce e la rinascita del populismo in Europa, in particolare in Italia, no? Questo è un po'. Che ovviamente, come sapete, avete forse già sentito raccontare anche da altri oratori, il populismo, a parte uno schema di base abbastanza simile, che comunque bene o male si trova un po' in tutti, in realtà è molto diverso a seconda delle epoche in cui nasce e a seconda probabilmente dei contesti in cui nasce, no? Quindi in questo senso ho visto appunto anche la vostra introduzione. No, lì c'è qualcosa che non mi convince, viene chiamato da uno degli introduttori presi da non so qualche libro, viene chiamato ideologia. Ecco, ideologia è una delle possibili forme, ma non è certamente tutto qui, ci sono, come dire, altri aspetti. Allora io, so, mi scuso perché già avete già fatto l'introduzione, per chiarezza anche di esposizione, perché poi per i fenomeni che cercherò di illustrare un po', riparto, insomma, cerco di rifissare alcuni concetti chiave, almeno come lo intendo io, o come lo intendono molti studiosi. Sul populismo ci fu un importante convegno alla fine degli anni 60 e uscì un importante libro di UNESCO e Gellner, Populism, Its Meaning. Che tentò di fare il punto se c'era qualcosa di comune fra tutti questi fenomeni. E poi successivamente vari altri autori hanno tentato di sintetizzare la Donovan, che è una studiosa importante che ha fatto un libro che si chiama Populism. In realtà poi ha fatto tutta una tipologia di populismi, distinguendo populismi agrari, populismi politici. Quelli agrari, vabbè, hanno interesse più storico, ormai non ci sono quasi più. Quelli politici invece vedremo che interessano anche noi e in qualche modo hanno a che fare con i fenomeni attuali. Va bene, ecco, l'approccio che ho io, non so se è lo stesso che aveva il vostro introduttore, ma che hanno molti studiosi è che il populismo non è una malattia come l'Ebola o non so qualcosa che arriva dall'esterno e improvvisamente va a colpire il corpo sano della democrazia o degli stati, ma che è intrinseco, e questa è un po' l'idea, è intrinseco alla democrazia il problema del populismo. Anzi, diversi studiosi sostengono che la democrazia in realtà è una sorta di compromesso o di equilibrio fra una dinamica di tipo populista o popolare e, diciamo, aspetti costituzionali che fissano le regole. Quindi, diciamo, vi stupirete, no? Ma la spiegazione del populismo si trova nell'articolo 1 della nostra Costituzione, la spiegazione, i concetti chiave sono già lì, anche se spesso forse l'avete sentita raccontare da Benigni, avete riso, ma ci si può riflettere anche un po' di più. L'Italia è una Repubblica democratica, vabbè, fondata sul lavoro come sappiamo, anche se sta sparendo il lavoro, ma diciamo che democrazia non si sa, ma la seconda frase, quella chiave, no? La sovranità appartiene al popolo, e questo è il nodo, cioè che quindi è il popolo, poi è tutto da discutere cosa sia, tutto da, che l'esercita nelle forme dei limiti della Costituzione, cioè una democrazia, questa è quella, la Costituzione italiana, ma se potete vedere anche quella degli altri paesi, in realtà quindi c'è questa, come dire,
questo rapporto che non è semplice, infatti la democrazia non è una cosa, anche se a volte abbiamo per scontato, è molto complessa da far vivere in modo. Ecco, fra l'aspetto diciamo populista o popolare, cioè in che modo il popolo esercita la sovranità, e ovviamente le regole, cioè quindi come dire questo. Naturalmente poi, se volete, anche nella nostra Costituzione, che è nata dopo il fascismo, c'è molto spazio per l'aspetto rappresentativo, per le elezioni di varie cariche, eccetera, eccetera, c'è solo uno spazio relativamente limitato per la democrazia diretta, cioè si possono fare il referendum ma solo abrogativi e solo dopo, e anche presentare leggi popolari con 50.000 firme. Adesso stanno facendo una riforma costituzionale per cui occorreranno 800.000 firme per fare un referendum e 150.000 per presentare una legge popolare. Poi le leggi popolari, come sapete, vengono quasi mai discusse, vengono messe in un cestino, lasciate lì, eccetera. Vabbè, comunque, senza farla lunga, allora il problema, quindi, così come lo vedo, e poi vedremo anche nei casi che tratteremo, è questo problema di in che modo il popolo riesce a esercitare la sua sovranità e in che modo interagisce con le regole, le forme concretamente esistenti. Ecco, da questo punto di vista, diciamo gli studiosi della democrazia in sostanza, appunto il problema grosso della democrazia è come trovare le modalità capaci di dare al popolo la potestà effettiva, perché se no saremo in un regime in cui c'è un re, cioè c'è un potere assoluto, fatto che nel mondo prevalgono tuttora i paesi in cui non c'è la democrazia, non c'è qualcuno, un re, un imperatore, un dittatore, eccetera. Ecco, e democrazia, qui cito qualche cosa di inglese, forse la conoscete, la definizione famosa di Lincoln, the government of the people, by the people, for the people, cioè il governo del popolo, quindi il popolo che in qualche modo c'è, dal popolo, quindi vengono dal popolo, sono i governanti, ma l'altro punto critico, per il popolo, cioè in qualche modo quello che fanno i governanti dovrebbe essere accettato, gradito o andare incontro al bisogno del popolo. Quindi nella democrazia questo grosso problema, cioè non è una cosa che automaticamente funziona, fatte le regole elettorali, fatte la Costituzione, ma c'è questo problema grosso interno. Quindi tutte le democrazie si confondono con le detenzioni fra due componenti, il populismo e il costituzionalismo. Cioè nel senso che certamente non è che il popolo lo esercita così, ma diciamo in qualche modo ha delle forme che sono definite dalla Costituzione, che poi, come sapete, forse l'avete letta qualche volta, diciamo c'è tutta una prima parte che oltre a fissare le regole per il funzionamento, per eleggere le cariche e così via, fissa anche dei principi universali, dei diritti, cioè quindi diciamo c'è tutta una parte che in qualche modo stabilisce le forme. Ecco, quindi allora l'approccio che io è che appunto non è una malattia o una cosa che viene dall'esterno, ma come penso molti io, ma anche molti studiosi, è un qualcosa, il problema del populismo, che nasce da come funziona la democrazia, cioè che come il popolo riesce a esercitare o meno la sua sovranità. Non so se è chiaro. Se non l'esercita, vengono dei mal di pancia, diciamo, disagio, arrabbiatura, protesta, sfiducia, no? In questo contesto ovviamente possono nascere movimenti, partiti che interpretano questa cosa. È chiaro. Quindi un conto è il problema, no? Un conto poi possono essere i partiti che danno voce alla protesta. Chiaro? Avete capito qualcosa? Troppo difficile, vado troppo in fretta. Ecco, quindi diciamo naturalmente, qui adesso non entro molto nei dettagli, forse li avete studiati. Quindi nella democrazia c'è un obiettivo sostanziale, cioè una definizione sostanziale, che la democrazia soddisfi le domande che il popolo ha, cioè quindi che rispetto for the people, non so se chiamano, quindi che quello che fanno i governanti corrisponda, sia gradito,
Una cosa che è molto usata, come sapete, nel mondo è quando c'è un governo o un capo di governo, si va a vedere quanto hanno fiducia in lui. Non se scendiamo sotto i 50, c'è qualcosa che non va, non so, in Francia sono al 20, insomma, qualcosa che... quindi l'aspetto sostanziale è che quello che fa il governo corrisponde. L'aspetto invece procedurale, che evidentemente qui è elencato, ma questo lo sapete benissimo, che ci siano le cariche elettive, competitività e che i diritti fondamentali siano costituzionalizzati, vuol dire che non possono essere violati, non so se è chiaro. Quando alcuni sindaci leghisti toglievano la mensa ai figli degli immigrati perché alcuni non erano regolari, gli fecero causa e la figura di ragione, no, doveva dare da mangiare anche a questi, no? Perché il diritto, diciamo, anche se non avevano, cioè, il diritto, certi diritti sono valgono per tutti. O quando appunto si cerca di impedire di fare una moschea in un posto, non puoi farlo in base alla Costituzione italiana. Quello è il diritto di pregare, quindi devi dare, non so se è chiaro. Vabbè, comunque ci sono quindi aspetti procedurali, costituzionali, e aspetti invece, diciamo, sostanziali o ideali, cioè il fatto che quello che viene fatto poi sia effettivamente corrispondente a ciò che vuole il popolo. Non so se è chiaro. Vado veloce perché... Ecco, allora, l'appello al popolo, e qui da qui nascono poi i partiti, i movimenti populisti, assume in particolare importanza nelle fasi in cui i regimi politici sono contestati e messi in discussione. Quando la democrazia è consolidata e funziona in modo soddisfacente, le forze politiche si limitano a mobilitare i cittadini sui loro programmi e valori, l'idea di popolo si mantiene uno stato latente. Cioè, se la democrazia funziona, cioè praticamente i mediatori tra popolo e istituzioni, mentre sono i partiti o qualcosa del genere, o gli eletti, l'idea resta latente, no? Quando invece c'è una distanza, a questo punto può emergere, come dire, appunto, sfiducia, malcontento e così via, in questo, e questo è il contesto, lo spazio in cui posso tornare. Così chiaro. Quindi, diciamo, il problema del rapporto tra l'aspetto sovranità popolare e l'aspetto costituzionale è chiaramente è tipico delle democrazie. Non è facile tenerli insieme, nel senso che gli eletti molto spesso non fanno quello che, non so, se voi chiedete, fate un sondaggio, chiedete ai cittadini, agli italiani, questa domanda, dice, ma questa affermazione, una volta eletti i parlamentari si dimenticano completamente di quello che hanno promesso agli elettori. Il 70% dice che è vero, no? Cioè che una volta eletti ignorano completamente quello che avevano promesso, non so se è chiaro questa. Quindi diciamo c'è una certa. Ecco, allora, quindi il problema è che il passaggio a questa post-democrazia in cui il cittadino in qualche modo, come dire, è sempre meno protagonista e semplicemente elettore, e fra l'altro le politiche nazionali stesse sono commissariate da Bruxelles, cioè non c'è uno Stato europeo, ma in qualche modo adesso devo distribuire i soldi ai pensionati, boh, non possono farlo, il Bruxelles non vuole, cioè, nel senso che, oppure in Grecia hanno eletto un certo governo per fare certe cose, non possono farlo perché. Ecco, allora viene fuori che appunto si crea una distanza fra la politica economica e la popolazione, cioè in sostanza, quindi il problema del populismo, ripeto, è intrinseco alla democrazia, non emerge quando le democrazie funzionano, cioè, quindi in qualche modo i mediatori, cioè i partiti eccetera, portano nelle istituzioni il volere o i desideri o fanno delle politiche che soddisfano ciò che la gente vuole o si aspetta. Quando questa cosa viene meno, le cose non vanno. Ecco, poi qui ho già dato una passata, perché l'Europa si è fermata negli ultimi 20 anni a quelli di partiti populisti che utilizzano le idee e la retorica populista del passato, cioè quindi, come dire, la rinascita del populismo in Europa parte dagli anni 80, il primo partito che si afferma è il Front National francese nell'84,
poi c'è la Lega e poi via via, adesso ne abbiamo più di una ventina o 25, poi vi farò vedere un elenco, ma... quindi diciamo perché i partiti sono sempre meno partiti, cioè sono sempre meno radicati sul territorio che fa la gente, ascoltano sempre meno ciò che la gente vuole e quello che poi fanno incontra. Ecco, e l'altra domanda, perché in Italia il populismo ha avuto più spazio e più peso rispetto a altri paesi? E perché i partiti della storia populista hanno avuto un particolare successo condizionando la Seconda Repubblica? Cioè, quindi diciamo, ma il punto è che voi avete visto tutta una storia di partiti populisti dall'Ottocento in tanti paesi, no? Ma la cosa su cui io mi soffermo è perché nei paesi europei, in Italia in particolare, questa cosa è emersa e ovviamente la ragione in parte l'ho già anticipata. C'è questo rapporto tra popolo, ciò che vorrebbe la gente e ciò che fanno i governanti, che è sempre meno come dire, positivo. E quindi in questo senso c'è uno spazio. Questo qui sostanzialmente è lo schema, beh, forse l'avete già. La democrazia che è passata dalla fase di democrazia parlamentare, cioè fatta da partiti notabili che in qualche modo avevano, come ci sono anche adesso in Inghilterra, avevano un radicamento, ai partiti di massa, grandi partiti radicati sul territorio, a democrazia del pubblico, cioè in cui l'elettore, il cittadino si limita a vedere in televisione per lo più lo spettacolo che poi fabbricano e contano sempre meno evidentemente gli attivisti dei partiti. Ecco, i partiti di massa, in sostanza, questo è un po' il nodo su cui poi vorrei soffermarmi, ecco, svolgevano una, cioè sostanzialmente fra popolo e istituzioni, svolgevano una grossa funzione di raccordo, e cioè a parte che appunto semplificavano il voto, cioè volevano delle alternative che uno poteva scegliere, voglio A, voglio B, eccetera eccetera, socializzavano politicamente la gente, selezionavano la classe dirigente, progettavano delle politiche pubbliche, non è che fanno come adesso, non so, che mettono sul sito la buona scuola, puoi mandare un'email, una roba così, no? Poi quando non c'è neanche il disegno di legge, quando poi viene fatto un disegno di legge, fanno tutti ciò, cioè si arrabbiano tutti perché dicono che non è quello che vogliamo, no? Ma un tempo invece c'era un minimo di sforzo dei partiti, non so, la DC o il PC, cioè i vari partiti progettavano in qualche modo delle politiche pubbliche sulla scuola, i trasporti, la sanità e così via, e in qualche modo poi si confrontavano in Parlamento e qualcosa poi facevano. Il welfare state che esiste in Italia, quello che è sopravvissuto, è stato in gran parte, sì, della Costituzione come i diritti, ma realizzato grosso modo negli anni 70 con la scuola pubblica che si è diffusa, la sanità pubblica, le pensioni, cioè tutti questi diritti in qualche modo che noi diciamo diritti sociali. Ecco, naturalmente i singoli partiti, naturalmente questa è appunto dall'inizio della parte di massa, facendo tutte queste belle funzioni, avevano questo piccolo difetto che già Mikkels aveva individuato il secolo scorso, e cioè che il gruppo dirigente tendeva a controllare il partito, quindi anche dentro il partito lo spazio per la base era molto limitato, quindi diciamo, però comunque i partiti svolgevano una funzione importante. Ecco, e poi l'articolazione dei fini, cioè nel senso che il partito nasceva per uno scopo, ridurre le disuguaglianze dei cittadini, poi non lo faceva, nasceva per uno scopo intervenire sull'ambiente, poi non lo faceva, quindi in qualche modo molto spesso i partiti nascevano con un obiettivo che poi però durante la loro vita, durante la loro affermazione, la cosa che contava non era tanto raggiungere l'obiettivo ma rafforzarsi come partito, diventavano cosiddetti partiti piglia tutto o piglia tutti, cioè nel senso che punti a vari punti. Allora, questo è un po', se volete, no? E quindi le condizioni che hanno reso più diffusa il populismo in Europa e poi in Italia, beh, innanzitutto la crisi dei partiti di massa e i cambiamenti nei sistemi di rappresentanza tradizionali, cioè partiti di massa
non so se gli studi internazionali lo mostrano, poi vi farò vedere per l'Italia, hanno avuto un crollo di iscritti, ma contano sempre meno perché, diciamo, direttamente vengono scelti, cioè contano i leader che si scelgono le loro politiche e così via. Ecco, naturalmente poi altri fenomeni che hanno favorito lo sviluppo della globalizzazione e la politica dell'Unione Europea, che in qualche modo ha, cioè, si era affermati negli anni 70-80 un po' in tutta Europa un sistema di welfare, di diritti, che invece lentamente viene eroso, viene... Ecco. E naturalmente sono emerse nuove domande che i partiti non riescono a rappresentare, quindi la crisi del welfare, cioè la gente, insomma, mettiamo, se voi andate in Grecia, il welfare praticamente è sparito, non hanno più i soldi pagando medicine per i bambini negli ospedali, non so se capisce, cioè, quindi diciamo che hanno fatto una politica, no, neoliberista spinta, speculazioni enormi dal punto di vista finanziario, situazioni di meccanismi di questo tipo qui, e poi c'è anche stata cosa, un'enorme evasione, cioè le tasse le pagano solo per chi lavorano, i ricchi non pagano praticamente più niente, perché ci sono altrove, non so se in Italia mi pare il 91% delle tasse pagate da lavoratori e da pensionati. I ricchi sono sempre più ricchi, ma i soldi ce ne hanno, e come avete visto qualche statistica, non so, che sono il 10% della popolazione considera più di metà dei beni, e quelli lì le tasse le pagano bassi. Beh, quindi diciamo lì, sono, quindi il primo nodo è che i partiti sono, di massa sono spariti, sono partiti un po' strani, adesso sono partiti personali, partiti che sono spesso solo sulla carta, che sono soltanto, o che al massimo fanno le primarie per scegliere il loro candidato, ma non hanno più un radicamento sul territorio per ascoltare la gente, e dall'altro lato sono cambiate le condizioni sociali, cioè il dominio del neoliberismo, della globalizzazione, e diciamo il fatto che, come dire, non c'è più una effettiva tassazione delle ricchezze o al solo dei lavoratori dipendenti. Questo rende difficile mantenere i livelli di servizi, di garanzie. Ecco, allora, in questo contesto, no, appunto, l'ho ripetuta, ma diciamo, vabbè, comunque, quindi diciamo, l'appello al popolo trova spazio perché appunto c'è una insoddisfazione, e quindi in qualche modo possono emergere nuovi soggetti, no? Ecco, qui il problema è che forse avete anche lì discusso quando avete parlato del populismo, quando c'è l'appello al popolo contro l'elite, cioè, quindi diciamo è un po' l'elemento chiave di tutti i populismi, cioè il popolo che invece non è sufficientemente rappresentato o non ha abbastanza benefici da chi ha le risorse, e l'elite che invece se ne tengono loro le risorse, il popolo lo usano solo per lavorare, per servizi, eccetera. Quindi diciamo il nucleo di tutti i populismi è, vabbè, anche se, ripeto, può assumere varie forme, diciamo così, è l'idea di un popolo che in qualche modo contrapposto all'elite, quindi c'è una distanza, e ripeto, in passato i partiti di massa in parte colmavano, erano legati al popolo in quanto radicati sul territorio, con le sezioni, i gruppi, eccetera, avevano associazioni collaterali, sindacati o altre associazioni, quindi avevano dei rapporti con un'ampia base popolare e portavano esigenze del popolo anche a chi governava, e chi governava doveva tenerne conto. Ecco, adesso questa cosa, questi partiti sono quasi scomparsi, non ci sono. Ecco, ovviamente c'è un altro punto che è tipico dei populismi, anche se poi è da vedere come il popolo è immaginato come unità sociale omogenea, fonte dei valori positivi. Qui molti invece gli elitisti, che sono opposti ai populisti, invece dicono che il popolo è la plebe ignorante, che non capisce niente, no? Da dobbiamo governare noi, che c'è più circa che abbiamo qualcosa. Ora, cioè che sia, come dire, che sia la fonte di tutti i valori positivi è discutibile, perché nel popolo ci sono cose spinte negative, anche molto negative talvolta, ma che sia una massa di ignoranti, la plebe, da governare basta, no? Che va dietro semplicemente chi
il... nemici del popolo, quindi sono le oligarchie, e anche, qui a differenza poi i vari tipi di populismi, anche gli estranei al popolo, quindi gli immigrati o gente di altre nazioni. Ecco, allora, l'idea di popolo che differenzia poi i populismi è come lo si immagina. Cioè, il popolo sovrano, che è quello che ho già visto citato dalla Costituzione, è immaginato il popolo è semplicemente l'insieme dei cittadini, che avrebbe in teoria il diritto alla sovranità. Altri invece immaginano il popolo nazione, cioè il popolo che ha, delle caratteristiche etniche, linguistiche, a volte anche religiose, che lo differenziano dagli altri. Se arriva uno straniero, un immigrato, non ha gli stessi diritti. Cosa è chiaro? Gli immigrati in Italia pagano le tasse, ma non hanno la pensione e non possono votare. Sono circa un 6-7% della popolazione, forse è così. Non è una cosa così. E diciamo talvolta il popolo-nazione è ristretto, che so, partiti populisti regionalisti, a quelli che stanno in quella regione. Cioè, diciamo, quindi popolo-nazione accentua le differenze etniche o etnonazionali, sono quelli che hanno quelle caratteristiche, sono il vero popolo, il resto sono stranieri, altri, insomma, possono essere nemici. Poi c'è un'idea di popolo-classe, ma che è più tipica della sinistra, cioè l'idea del popolo che è fatta non di tutti i cittadini, ma della gran parte dei cittadini che non hanno condizioni di privilegio. Ecco, allora, i vari partiti populisti si differenziano se fa riferimento al primo, al secondo o alla terza idea di popolo, so se è chiaro. Alla seconda sono quasi è tutta la destra populista che fa riferimento al popolo, inteso come popolo-nazione, con caratteristiche etniche particolari, e il loro nemici principali sono spesso gli stranieri, ma in particolare gli immigrati. Non so se è chiaro. Avete presente Salvini, no? Che voleva sparare su tutti i ammazzare direttamente gli immigrati, oppure certi amministratori, non so, mi pare, non mi ricordo male, in Piemonte, che avevano fatto una legge, c'era un tempo c'era un amministratore leghista, era il capo della regione, per cui c'era una specie di assegno di studio riservato solo a chi era nato in Piemonte, cosa che è chiaramente incostituzionale, no? Poi infatti gliel'hanno bocciata, ma diciamo qui, oppure in certi posti il diritto è solo di chi ha, cioè c'è un sindaco leghista in una cittadina, cioè i diritti sono solo degli abitanti, gli altri sono stranieri, estranei, quindi diciamo c'è un'idea molto ristretta, e ovviamente sono un capofila questi qui del popolo-nazione, della lotta contro le moschee, contro l'islamismo, no? Cose del genere. Popolo-classe invece più, cioè, volete, tendenzialmente, anche se non esclusivamente, più di formazione, più di sinistra, così via. Il popolo sovrano dei cittadini, anche lì ha due versioni, anzi tre, secondo la Margaret Donovan, che è una delle studiose più importanti del populismo, e cioè può essere un populismo tipo democratico, cioè se appunto si potenziano le capacità del popolo di esprimersi, per esempio la democrazia diretta, per esempio, diciamo, le forme di partecipazione della gente, oppure può essere una forma di populismo invece di carattere autoritario o dittatoriale, laddove il carisma di qualche leader che riesce ad avere il consenso popolare in qualche modo mette in piedi una sorta di dittatura, vogliamo il peronismo, perché c'è qualcuno esperto di questo tipo qui. Quindi diciamo il popolo sovrano può essere eletto anche lì, cioè se c'è un'eccessiva distanza tra popolo e chi li rappresenta, si può o tentare di ridurre la distanza, no? E quindi far partecipare più i cittadini, fare, che ne so, appunto più forme di democrazia diretta, per esempio in Svizzera si può facilmente, ma anche negli Stati Uniti, su molte questioni propongono un quesito e i cittadini dicono vogliamo questo, vogliamo quello. In Italia in teoria si può fare, ma solo a prorogativo, e il più possibile cercano i politici di non farlo fare, oppure trovano per un sorriso elettorale, avevano raccolto le firme per fare
un referendum per abolire il famoso Porcellum, la Corte Costituzionale, trovando un inghippo, lì era divisa pare, no? Comunque trovando un inghippo, dissero che no, che non potevano farlo quel referendum, anche se era il referendum che aveva più consenso possibile, la gente voleva votare e decidere lei la legge elettorale, non farlo decidere ai politici, no? Perché avrebbe lasciato un vuoto legislativo. Poi dopodiché hanno fatto loro stessi, hanno detto che il Porcellum aveva degli aspetti incostituzionali, cioè, quindi diciamo c'è uno sforzo grosso di non fare partecipare. Oppure altra cosa, anche questa assurda, non si possono fare referendum se c'è un'elezione, già fare l'anno prima o l'anno dopo, no? Negli Stati Uniti non è così, ma anche in Svizzera, cioè uno che va a votare può anche votare, in teoria va a votare, come si chiama, per eleggere i rappresentanti, questo che da lì può anche esprimersi su alcune questioni. Quindi c'è l'idea anche qui sotterranea del popolo plebe, il popolo ignorante, il popolo che non capisce nulla. L'ultimo referendum dell'11, forse vi ricordate ancora, tutti i partiti li hanno boicottati, nessuno ne ha parlato, per fortuna i cittadini sono mobilitati e sul tema dell'acqua che sta molto a cuore, il tema del nucleare e altri temi hanno raccolto le firme e, cosa incredibile, sono andati a votare più del 50%. Malgrado tutti i partiti fossero contrari, perché c'è sempre questa idea sotterranea del popolo plebe, il popolo ignorante, mica facciamo decidere al popolo se privatizzare l'acqua o se fare o non fare il nucleare, no? E dice, no, mi senti, no, sono temi importanti, vogliamo noi, e infatti un sacco di gente, se non so se voi avete partecipato, un sacco di, sono piani di comitati di base, ma anche dei singoli del PD, che pure era abbastanza neutrale, ci sono loro stessi mobilitati, o circoli del sindacato o altri gruppi si sono messi in moto. Va bene, quindi diciamo allora, i vari tipi di populismo, vedremo adesso anche quelli che in particolare discuteremo, si distinguono in genere appunto perché fanno più riferimento a una certa idea di popolo, quindi il popolo-nazione, gli aspetti etno-nazionalisti sono più di quelli del populismo di destra, che è quello che si è più affermato in Europa negli ultimi anni. Il popolo classe più della sinistra, ecco, il popolo sovrano, come dare la sovranità, ci sono anche, uno è diamo la sovranità a un leader che parla a nome del popolo, no? Qualcosa del genere. Quando io anni fa sono sempre visto sulla Lega, c'erano le interviste ai leghisti, dicevano sì, io amo Bossi perché quando parlo Bossi è come se parlassi io. E quindi c'è una sorta di, è una persona, no? che dà voce al popolo, non so se è chiaro. Beh, però uno anche altri. Quindi c'è, e questa è una modalità. L'altra modalità è quella di no, diciamo per non far sempre comandare gli stessi, ci attiviamo, tipo il referendum di cui vi parlavo, cioè, oppure facciamo delle manifestazioni contro la scuola, se la scuola non ci piace, quella che ci, la buona scuola di Renzi ci fa schifo, allora protestiamo, no? Se non ci danno le pensioni, ci tagliano, come dire, le pensioni. Cioè, quindi, come dire, l'altra modalità di far sentire la voce del popolo è di attivarsi o con mobilitazioni, movimenti, o in forme di tipo referendario, cose, non so se è chiaro. Quindi, cioè, o l'idea di dire, affidiamo tutto a uno, il Salvatore, che ci salverà, no? Però, oppure, non so, qualcuno del genere qui. Oppure l'altra soluzione, in Italia poi sono proposti in questo ruolo sia Berlusconi poi anche Renzi, il capo che poi risolve tutti i vostri problemi, affidatevi a me che ci penso io, l'altra soluzione ci attiviamo noi e sui vari problemi diciamo la nostra, o con del referendum o facendo delle iniziative. So se è chiaro, è chiaro la differenza? Quindi c'è un populismo, come dire, democratico in qualche modo, in cui c'è attivazione dei cittadini, c'è un populismo, non so come chiamarlo, la donna lo chiama, diciamo così, dittatoriale o qualcosa del genere, autoritario, in cui non essendo soddisfatti i cittadini come funzionano i partiti o la democrazia, affidano tutto a uno, che è l'uomo della salvezza, che ti risolve tutto, se chiaro.
sono due modi un pochino diversi fra di loro di sviluppare le cose. Benissimo, ecco. Allora, ecco, ultimo punto, poi dopo vi entriamo nel merito. Ecco, appunto, qui nella vostra introduzione viene definito ideologia. Ecco, questa cosa è sbagliata, cioè nel senso che fin dal convegno che è finito negli anni, fine anni 60, ma in genere, non è un'ideologia il populismo, se come dicono molti, è un insieme di idee da cui poi può essere creata un'ideologia, non so chiaro. Cioè, ma ideologie populiste possono essere tante, non è una singola ideologia. Quindi si possono fare delle ideologie che partono da queste idee qui, ma poi possono essere diverse fra di loro. Poi c'è il tema che può essere una retorica, cioè un leader che di per sé non guida un partito populista e non ha un'ideologia populista, però può usare le parole della gente comune appunto per avere consenso. So, per esempio, l'ultima elezione politica, voi sentivate, io sentivo almeno il mio panettiere, donne chiacchieravano e un discorso che veniva fuori, mandiamoli tutti a casa, parlano dei politici, no? Beh, un leader politico invece può usare queste parole come retorica, mandiamoli tutti a casa, lo vado io a comandare, non so se è chiaro, leggermente, cioè, quindi è una pura retorica, o va il mio partito poi a comandare, non so se è chiaro, mandiamo tutti a casa i politici, ma poi ci penso io. Forse è chiaro. Quindi la retorica è usare, diciamo, chiara per convincere la gente delle espressioni che denunciano la lontananza di chi governa dal popolo o chi governa non fa le cose che vuole il popolo, diciamo. Ma questa cosa può essere fatta sì, da partiti populisti, no? Ma anche da singoli individui che appartengono a partiti che non sarebbero populisti di per sé, che magari sono di centro, di destra o di altre cose, ma ultima, beh, chiaramente ci sono dei partiti che effettivamente hanno ovviamente un'ideologia e anche una retorica, ma hanno anche, come dire, si propongono essi stessi, diciamo, nella crisi o nel disfacimento o nella inadempienza dei partiti tradizionali, come partiti alternativi, ecco, che loro ricucirebbero il rapporto fra il popolo e diciamo le istituzioni, ciò è chiaro. Quindi quando parliamo di populismo, appunto, non è un'ideologia, come dice qua. Quindi, cioè, possono essere idee di Dio, cioè, diciamo, semmai è una matrice di idee che si ritrova in tanti populismi, che può essere o formulata in chiave di un'ideologia, che è la visione del mondo globale, no? E ce n'è più di una, fatto, in questo momento. Può essere una pura retorica, cioè porto in pubblico le cose che dice la gente, questo lo possono fare i politici, ma anche i giornalisti. Non so quando, cos'è uscì quel libro, mi pare si chiama La Casta, se non mi ricordo male, erano dei giornalisti che portavano in pubblico, ci pensano anche un sacco di soldi, no? Quelle che sono le opinioni, cioè le opinioni, una serie di valutazioni su cosa fanno i politici, no? Lì è l'uso della retorica, oppure dei leader che dicono, che portano, diciamo così, in politica delle idee. Oppure ancora invece l'altro discorso, i veri partiti. In Europa, dagli anni 80 fino ad oggi, sono stati costruiti molti partiti populisti, no? Ecco, ma per lo più della destra populista, di sinistra, poi solo recentemente alcuni partiti, diciamo, non di destra, si sono affermati. Perché sono nati partiti della destra populista e non della sinistra per molti anni? Perché era un fenomeno quasi sconosciuto in Europa fino agli anni 90, perché fino al 45 dittature, regimi autoritari o sistemi parlamentari con ruolo centrale dei partiti, cioè, diciamo, c'erano delle... E dopo il 45, cioè dopo la fine della guerra, si insediarono molti partiti e il lato portavoce del popolo era assunto dai partiti, in particolare da quelli della sinistra. Ruolo dell'ideologia e funzione populista del PC occidentale, il Parlamento della Protesta, ecco, e ovviamente incidendo nelle costituzioni del dopoguerra, cioè le costituzioni. Per fortuna, dopo guerra, dopo aver sconfitto il fascismo,
adesso le stanno cambiando di nuovo, ma in qualche modo introdussero una serie di principi, di diritti che il fascismo aveva negato, no? Quindi le costituzioni difendevano il popolo, quei diritti lì, e in più c'erano i partiti di sinistra che per lo più in qualche modo si facevano portavoce di, appunto, di domande, di richieste, ed erano partiti di massa radicati nel territorio, avevano 1 milione di iscritti, tutto chiaro. Per cui, diciamo, fino a pochi anni fa, in sostanza erano i partiti di sinistra che facevano, quando il popolo aveva dei problemi, che facevano la portavoce, no? Finché poco per volta si sono un po' dissolti o sono diventati molto meno di sinistra e sono quasi indistinguibili da quegli altri. Per cui sono nate molte formazioni, ma per lo più di destra. Adesso, cioè, è stata molto forte negli anni, dagli anni 80 fino a pochi anni fa, soprattutto la destra populista in Europa. Sono nati molti partiti della destra populista, no? Solo recentemente c'è qualche esperienza che non è di destra, ma che è una cosa nuova. Perché? Perché appunto la distanza tra popolo e istituzioni da sinistra era il popolo classe, in qualche modo, se vogliamo chiamarlo così, che era rappresentato in un modo o nell'altro dai partiti di sinistra o socialdemocratici, che portavano le domande, non so, avere la scuola pubblica, avere la sanità garantita, avere la pensione e così via, no? Avere tutta una serie di diritti, e appunto, non so se ricorderete, ormai è passato alla storia, dimenticherete, esisteva ancora una roba che si chiamava Statuto dei lavoratori, non so se l'avete mai sentito nominare, non l'ho morito recentemente, no? Degli anni 70, no? Quindi diciamo portavano delle forme di diritto, sia le costituzioni, ma anche le costituzioni fatte alla scoperta del fascismo avevano dei principi anche molto validi, tuttora credo siano molto validi, ma anche dei partiti che, e quindi se c'era malcontento era più i partiti diciamo orientati etno-nazionalisti o come dire più di destra che li portavano avanti. Ecco, allora quindi diciamo il cambiamento è avvenuto appunto per la crisi del sistema dei partiti di massa, che questo abbiamo già visto. E quindi è emersa una famiglia di partiti populisti, ma fondamentalmente della destra populista europea, che si caratterizzavano fondamentalmente mettendo insieme queste tre cose. La prima, l'antipolitica, quindi la critica a come i partiti gestivano la politica, no? Che dicevano questa roba, la gestione non soddisfa i cittadini. La seconda è la gestione dell'ostilità nei confronti degli immigrati, cioè quindi erano i partiti, il Front National è stato il primo, ma poi via via anche gli altri, la Lega, e poi via via tutti i partiti, come si chiama quello, il partito di Haider in Austria, cioè tutti i partiti, via via, poi vi farò vedere un po' di questi partiti. Uno dei temi principali su cui loro si caratterizzano, oltre a difendere alcuni diritti degli autoctoni, cioè di chi abita lì, quindi difendere anche se magari la pensione o certi diritti che hanno acquisito gli autoctoni, l'altro punto chiave era proprio la ostilità verso l'immigrato, cioè l'idea che, beh, se vogliamo, quello che psicologicamente viene chiamato il capro espiatorio, no? Qui andiamo male perché ci sono troppi immigrati, insomma, caso popolare non ci sono per gli italiani perché li prendono gli immigrati, non so se è chiaro, un discorso del genere, no? La terza, difendere le comunità nazionali o regionali contro il processo di integrazione europea e contro gli effetti della globalizzazione. Cioè, quindi, non so, un tempo così con la Lega, adesso forse non lo può più, comunque proponeva di mettere dei dazi speciali sui prodotti cinesi in modo da difendere l'industria italiana, no? Ma in genere, adesso ultimamente hanno proposto di abolire il trattato di Schengen che permette la circolazione in Europa, no? Cioè, quindi in sostanza questi tre punti, no? Cioè, sia criticavano i governanti che non governavano il resto della gente, ma l'altro grosso punto contro l'immigrazione, e poi via via si è sviluppato anche contro l'Islam, cioè sono al primo posto, no? Contro, per esempio in Svizzera hanno fatto una
sono riusciti a far fare un referendum che hanno anche vinto contro la costruzione di minareti, non contro le moschee, ma contro i minareti. Ma anche in Italia, in qualunque città, il sindaco dice, beh, facciamo, a Milano per esempio ancora in discussione, facciamo, lasciamoli, ci sono molti musulmani, lasciamoli costruire un posto dove pregare, si scatenano delle fortissime proteste, resistenze di questi. Lo stesso discorso vale per i diritti, non sono uguali, ma la Costituzione nostra prevede che tutti abbiano lo stesso diritto, no? Ma come vi dicevo, certi diritti li negavano agli immigrati, che il diritto di voto per esempio è negato, cosa che anche questa è una cosa un po', cioè non siamo come in Sudafrica che, cioè, sono una minoranza gli immigrati, ma però sono già, mi pare, 6-7%, e questi qui lavorano, pagano le tasse e però non hanno diritto di votare per decidere come i loro soldi vengono usati. I comuni più progressisti hanno fatto una consulta degli immigrati, cioè fanno eleggere, che però hanno un ruolo abbastanza marginale. E l'altro aspetto è la difesa dagli altri paesi e anche appunto poi più recentemente il cosiddetto euroscetticismo, cioè l'idea che appunto tu ti devi difendere da... Il Padre della Lega aveva come simbolo, oltre che i suoi simboli, lo euro come... E nelle ultime elezioni europee, come saprete, tutti i partiti, tali che in Italia i partiti euroscettici hanno avuto un notevole successo quasi dappertutto, perché l'Europa ormai è vista più come un luogo che ti controlla, ti impone regole, ti impone vincoli, e non, mentre uno Stato ti può dare qualcosa, cioè ti impone regole, vincoli, anche tasse, ma poi ti dà delle cose, no? Non ti dà niente, no, diciamo, la Grecia non dà niente, però ti toglie tipo dei vincoli. Quindi è nata una famiglia di partiti populisti europei, adesso qui vado rapidamente perché non è questo il tempo, qui questa risale un po' di anni fa, mi pare al 12, no? Adesso ce ne saranno degli altri che sono, adesso non ve li sto a elencare tutti, e qui per esempio sono il massimo dei voti che hanno preso, come vedete nessuno ha la maggioranza assoluta. Ma per esempio lo Swiss People Party in Svizzera, che era un partito democristiano, è diventato un partito populista e a un'elezione era il partito più votato. UK, United Kingdom Independence, ha preso il 27% nell'ultima elezione europea. Il partito FPO, il partito liberale, era scritto, era iscritto all'elenco dei partiti liberali, è arrivato al 26%, è un altro partito anch'esso populista abbastanza elevato. Il Danish People Party 26%, il National Front francese della Le Pen al 25% è arrivato. Non so se, e adesso vorrebbe probabilmente conquistare se ce la fa la presidenza. Il Progress Party norvegese, vedete, in Olanda al 19%, True Finnish, cioè il partito di veri finlandesi, e così in Belgio, il Vlaams Blok, il Flemish Interest, cioè il 12, ma il 12 in Belgio, nelle Fiandre, ha più del doppio di questa cifra. Lo stesso la Lega è arrivata al 10, a quello nazionale, nel nord ha più del 20, adesso sembra che vada. E poi in altri paesi invece... quindi è nata, come non ce n'è uno di sinistra, quindi è nata, mentre la sinistra in qualche modo, a sinistra, insomma, portavoce del popolo, erano i partiti di sinistra fino a qualche anno fa, adesso quasi più, portavano avanti certi tipi di domande, di esigenze e difendevano certi diritti, adesso quasi più. Ma diciamo, a destra invece il malcontento dava luogo al formarsi di partiti che appunto univano la critica verso i partiti che governavano con l'anti-immigrazione, l'anti-islamismo, no? E poi via via anche l'anti-europeismo, cioè nel senso di dire stiamo a casa nostra, teniamoci i nostri soldi, no? Per lo più erano quasi sempre i paesi più ricchi che volevano tenersi i loro soldi, non diamo nessuno, cioè solidarietà zero, no?
come nell'Italia, cioè il nord si tiene i suoi soldi e non diamo più soldi al sud, lasciamo. Quindi è nata quella di una famiglia di partiti, quindi qui vedete c'era un certo numero, come vedete, no? Non sono tutti, ma nessuno ha la maggioranza assoluta, però molti superano il 20%, 20-25%, e in diversi casi hanno governato o appoggiato governi di centrodestra. Per cui, e hanno anche cambiato in parte la cultura di quei paesi, no? Quindi anche i partiti di centrodestra, per esempio in Francia il partito di Sarkozy ha ripreso certe idee della Le Pen sull'immigrazione, sull'abolire Schengen, cioè diciamo una serie di, per riuscire a contenere un po' si sono alleati, un po' in qualche modo hanno. Ecco, in Italia, ecco, andiamo finalmente, ecco, lavorare da populista, anche se abbiamo avuto qualche esperienza, per esempio l'uomo qualunque negli anni 50, che aveva avuto un'esperienza molto transitoria ed era un residuo di malcontento per lo più di destra contro la nuova Repubblica in cui i partiti contavano, no? E che durò pochissimo, poi sparirono, andarono nella DC, poi ci fu un piccolo episodio negli anni 70 che quando c'era il patto di unità nazionale, il partito di radicale arrivò al 6-7% dei voti, ma anche contro tutti i partiti, voleva portare avanti il referendum, non era diversa, il partito radicale voleva portare avanti una politica sempre più referendaria, ma in qualche modo poi non ho mai formato un vero partito di massa, un vero partito forte, no? Ecco, e solo negli anni 90 sono nati prima la Lega, poi appunto Berlusconi con Forza Italia, i 5 Stelle e poi alla fine Renzi e Compagni. Cioè, perché nella prima Repubblica non c'era questo spazio? La ragione è molto semplice, la vedete in questo grafico, non so se l'avete mai visto, forse no. Qui è un grafico in cui c'è molti sondaggi, no? La domanda molto banale è: c'è un partito con cui senti vicino o molto vicino? No? Domanda molto banale, no? Ma vedete, nel 68, ancora, il più antico quello, probabilmente prima erano ancora di più, vedete, quasi l'80% degli italiani aveva un partito di riferimento, cioè si sentiva in qualche modo rappresentato, sono più chiaro, per questo partito. Negli anni 70 perché c'è stata una fase di contestazione, però restavamo sempre oltre il 60%, quindi il grosso degli italiani si sentiva rappresentato, no? Io mi sentivo, non so, democristiano, comunista, liberale, non so, repubblicano, quello che è, cosa è chiaro? Da vari partiti, o missino, eccetera, eccetera, però in qualche modo quindi il rapporto tra popolo e governo era mediato da questi partiti, è chiaro? Per cui lo spazio per il populismo era piccolissimo, appunto l'esperienza di questo uomo qualunque durò malapena, insomma, qualche anno poi si sfasciò immediatamente perché erano appunto un po' di protesta perché soprattutto nella meridionale, nel sud c'era ancora un certo residuo, come dire, fascista, comunque dell'esperienza fascista che criticava i partiti, eccetera, eccetera, e in qualche modo l'uomo qualunque, che appunto contrapponeva l'uomo qualunque a tutti i partiti, ma in realtà non aveva un programma preciso, non aveva, non costruire, era un giornalista che lo mise in piedi. E lo stesso partito di Pandera negli anni 70, anche se aveva un po' di voti, e riuscì a fare anche un po' di referendum, che riuscì anche in alcuni a vincerli, ma poi dopo li hanno quasi senza, mettiamo il referendum per abolire il finanziamento dei partiti, l'hanno fatto più volte. La gente ha detto aboliamo, no? Ma non mai aboliti, come sapete, no? Poi ha fatto una legge per cui non davano finanziamento, ma davano, non so più, qualche cosa. E anche altre leggi, che, altri referendum che sono riusciti a fare. Anche quello recente sull'acqua, attualmente, che non dovrebbe essere privatizzata, diverse amministrazioni invece si dedicano. Vabbè, comunque, diciamo, dopo qualunque fallì rapidamente, l'esperienza di Pannella che proponeva di dare più spazio al referendum, anche essa però non costruì un partito veramente forte, capace di modificare le cose. Ecco, il crollo, come vedete, non so, Boeing, nel 90, ancora prima di Tangentopoli, cioè negli anni 80,
quando praticamente si bloccò il sistema politico, c'era il pentapartito che governava sempre, la DC con i suoi alleati, PSI e i suoi alleati, governava, e poi dicono qualcuno, molto spesso c'era anche una spartizione di soldi, cioè c'era una sorta di tariffario, per cui non so, al PSI toccava tot, al PLI toccava tot, cioè, quindi sostanzialmente governavano sempre loro. Il PC non riusciva più a incidere, anche esso era in qualche modo, aveva perso un po' di voti perché le speranze che c'erano negli anni 70 non erano state portate avanti, e quindi negli anni 80, come vedete, c'è un crollo, si scende quasi al, cioè, quindi quasi l'80% non si riconosce più nessun partito, cosa è chiaro. Quindi le condizioni ideali in cui può nascere una protesta populista, non so, comunque un movimento che dice ci penso io, o un leader che dice ci penso io a rappresentare, non so se è chiaro. Quindi è qui la ragione per cui non nascono partiti, cioè mentre in altri paesi erano nati anche prima, in Italia non sono nati prima degli anni 90, i partiti populisti, non so, modo fine anni 80, perché c'era questa fiducia, ognuno si sentiva, no? C'erano anche molti iscritti, ma poi anche gli iscritti, anche chi non è iscritto, si sentiva vicino a, e non so, all'epoca succedeva a volte in grandi discussioni, se si sposa uno che è democristiano con una che è comunista, poi possono dare, cioè c'era quasi l'idea che aderire a un partito è una qualche forma di, come dire, riconoscimento di idee, di valori, eccetera, eccetera. Se, ecco, quando si sposavano tra di loro, quindi c'era un forte senso di appartenenza, se volete, no? Poi i partiti, come sapete, avevano anche non solo molti iscritti, ma anche molte associazioni collaterali, sindacati, ma anche associazioni sportive, ricreative, quindi in qualche modo una loro, cioè diciamo, come dice qualcuno, uno slogan, c'era una integrazione nei partiti dalla culla alla tomba, da quando nasceva, quando in qualche modo quel tuo partito ti seguiva, cioè, quindi c'era un rapporto, e questi garantivano in un certo senso una certa rappresentanza di certe idee, cioè partiti minoritari non riuscivano più di tanto a incidere sul governo, ma poi di fatto, non so, adesso, anche gli iscritti, anche qui non so se l'avete mai visto di questo grafico, come vedete erano più di 4 milioni gli iscritti al partito. Iscritto a un partito voleva dire che non erano, non tutti erano attivisti, però l'iscriversi era un fatto importante, non si sentiva partecipe ed era anche un propagandista, cioè, quindi erano tanti, non so come. Circa un 12% degli italiani è iscritto a un partito, che è più o meno la cifra di quelli che erano iscritti al Partito Nazionale Fascista, laddove però l'iscrizione era quasi, non dico obbligatoria, per molte professioni se un iscritto non poteva farlo. Cioè, il professore universitario ha dovuto firmare, sottoscrivere una dichiarazione di adesione al fascismo, e mi pare solo, non so se 12 o 18 non l'hanno firmata. Gli altri, eroici, hanno tutti firmata per tenersi il posto, non so se avete presente. Ora, questa idea, no, che quindi il partito lo riconoscevi come vicino, e in più però molti erano iscritti, e poi si trasmetteva anche ovviamente in chiave anche familiare, cioè indagini fatte negli anni 80, diciamo, se uno era di una famiglia di un certo orientamento tendeva poi a riprodursi, eccetera. Vedete, il crollo grosso è nel 94, dopo, cioè prima cade negli anni 80 cade la fiducia, no? L'adesione personale. L'iscrizione cadono un po' dopo, cadono praticamente nel 94 quando scoppia Tangentopoli, cos'è? Avete mai sentito parlare, no? Finisce anche la guerra fredda, quindi non c'è neanche più il problema di un partito che difende l'Italia dalla guerra. E di fatto adesso qui, forse l'avete detto, l'avete vista, c'erano due grandi partiti che in un qualche modo governavano, e fra l'altro pur essendo nemici in parte a volte su molti progetti in qualche modo li concordavano in sostanza. Lo Statuto dei Lavoratori fra l'altro non fu approvato dal Partito Comunista, che si astenne perché diceva che non era abbastanza, fu approvato dalla DC e dal PSI,
partiti che oggi, come vedete, cioè, grosso modo manteneva gli stessi voti e poi il PC crolla dopo la fine del, quando crolla il regime comunista, quindi si spacca, si crea rifondazione, quindi questo tanto per. Ecco, allora nascono vari partiti, non era previsto nel menu la Lega, io faccio solo vedere il primo che nasce. Cominciano in questo vuoto che si crea tra partiti e cittadini, c'è spazio per chi ha qualche idea, no? Ecco, e i primi che si buttano sono i leghisti, che inizialmente sono i partiti regionalisti, no? C'è la Lega Lombarda, quella Veneta, quella in Piemonte, qui là, ma diciamo loro dicono non so né di essere né di sinistra, no? Quello che conta, questo è il messaggio di Bossi, non importa che età avete, che lavoro fate, che tendenza politica siete, ma importa che siete, che siamo tutti lombardi. Cioè, quello che contava era l'appartenenza etnonazionalista alla regione, in quel caso lì. Poi dopo anche la Padania, che era la più grande. Ma comunque, diciamo, diventava che tu ti affidavi a un partito che rappresentava quella regione, o poi rappresentava. Non c'era più la rappresentanza di classe e dicevano, in genere i partiti populisti negano tutti, dicono che la divisione destra e sinistra, quasi tutti dicono, anzi tutti, che non l'accettano, perché dietro questa divisione destra e sinistra i partiti nascondono invece quello che è la cura dei loro interessi privati, perché è un trucco che non, è una, non ha un vero contenuto importante. Ecco, quindi diciamo, cos'è che fa? Inizialmente non hanno grande successo, il primo successo che c'era la Lega Lombarda, che c'era nel 90 le elezioni regionali, che prende il 19% in Lombardia, che è la regione più, più popolata d'Italia, diventa il secondo partito. Perché? Perché qual è l'idea che venne a Bossi, no? Che se era solo difesa della cultura lombarda o dei valori lombardi, insomma, non molta gente lo seguiva, no? Ma diventa l'idea di autonomizziamo per liberarci del marciume romano, del marciume dei partiti romani, rendiamoci autonomi, cioè quindi usiamo l'autonomia contro i partiti, non so se è chiaro questo concetto. Quindi diciamo così, un po' come adesso l'euroscetticismo, cioè usiamo il nazionalismo contro la burocrazia di Bruxelles, dominata dalla Germania, che si impone certe cose, no? Quindi diciamo, in questo senso nasce un partito che appunto che è certamente etno-regionalista, ma che appunto è una forma di populismo regionalista, cioè nel senso usa l'etno-regionalismo, cioè usa diciamo contro i come dire, contro i partiti, quindi non so se è chiaro. E naturalmente già allora cominciavano anche ad attaccare gli immigrati, in quel caso erano i meridionali, no? Se la pigliamo per meridionali che venivano a mangiare i soldi, insomma, mangiare le cose, o gli rubavano le case popolari quelli del nord. Quindi diciamo così, in questo caso lo spazio vuoto, difficilmente in politica come in natura lo spazio vuoto regge, viene occupato da un partito, almeno nel nord Italia, che in qualche modo usa l'appartenenza regionale contro Roma, tutto è chiaro, no? Roma ladrone, lo slogan tipico, che non è uno slogan regionalista, non è libera la Lombardia in quanto ha dei valori, c'è tutta l'idea che nel nord la gente è laboriosa, la gente risparmia, la gente fa dei soldi e dirà li rubano a Roma e nel sud in. Quindi non è chiaro. La questione meridionale diventa questione se il nord dice ci stacchiamo da Roma e ci teniamo i soldi noi e vanno al diavolo i romani e gli altri, non so se è chiaro come idea, no? Quindi era uno spazio, ripeto, che si è creato proprio perché da un lato è venuto meno negli anni 80 la fiducia nei partiti, che ho fatto vedere prima, e con Tangentopoli si sono accorti che sì, si litigavano in pubblico ma in privato spartivano i soldi. E come sapete, non so, forse siete abbastanza giovani, forse eravate già all'epoca attivi o si sciolgono infatti i partiti, il PC si scioglie, il DC si scioglie, cioè si sciolgono tutti i partiti, il PSI si scioglie, tutti i partiti che c'erano, ce ne fanno degli altri più o meno simili, ma insomma,
non sono più la stessa cosa. Naturalmente, vabbè, adesso non lo faccio lunga perché sulla Lega, vabbè, quindi viene poi fondata nell'89, va al governo con Berlusconi nel 94, poi con Ribaltone, poi addirittura tenta la strada della Padania, addirittura arriva a proporre quasi l'indipendenza della Padania per liberarsi da Roma, poi però ritorna con Berlusconi nel 2000 e in qualche modo, come vedete, perché qui tanto per darvi un'immagine, in realtà poi questo messaggio della Lega è molto più forte nelle periferie del nord che non nelle grandi città, e come vedete nel 2006 è il punto in cui aveva preso pochi voti, 4%, nel 2008 ne prende l'8%, che nel nord è circa il 20%. Come vedete sono delle zone, quelle molto più verdi, non sono zone ecologicamente più curate, ma sono delle zone dove la percentuale dei leghisti era oltre il 25%. Cioè, quindi le zone sono più o meno, cioè, quindi sfonda soprattutto in certe aree, e tutto sommato delle aree dove una volta dominava la cultura bianca della DC, che se di fatto se la sciolta non era più capace di. Quindi questa è un po' la vicenda del primo populismo, che, come vedete, in termini elettorali è un altalena, questo vale un po' tutti i populisti, cioè qui c'è la prima ondata che è il massimo del 92, poi scende in capo Berlusconi, quindi perde un po' di voti, la seconda ondata nel 96, quando va da solo contro tutti, poi l'indipendentismo inizia a perdere voti, torna con Berlusconi, inizialmente non ha molto, ma poi ha una ripresa forte nel 2008 e poi invece quando la cosa che questa invece avete sentito, scoprono che anche Bossi, i suoi figli, lo stesso segretario della Lega si appropriava di soldi, quindi che era il messaggio chiaro, la Lega era contro la padrona, come i soldi li pigli anche tu, no? È un crollo, come vedete, enorme, dal 10 scende, cioè, quindi è più che dimezzato. Poi quando poi torna invece, adesso poi vedremo se può interessare anche tutti gli sviluppi, con Maroni non riesce ad andare molto avanti anche se conquista la Lombardia, torna Salvini che a questo punto però si mette a imitare molto il Front Nazionale e diventa un vero partito della destra populista europea, prima era solo un partito populista, un mix fra regionalismo e populismo, no? E Bossi diceva quelli sono fascisti, non voglio stare con loro, no? Invece Salvini prende come modello la Le Pen e riprende. Ecco, in parallelo, mentre appunto, la Lega giocando appunto il nord contro Roma, non poteva ovviamente avere successo nel centro e nel sud. Nel 1992, quando si presenta anche nel centro e nel sud, ha perso il pari ridicolo, 0,5, 1,3, quindi tutto lo spazio che si è creato fra la gente governa è molto grande, no? Chi scende in campo? Mister Berlusconi, no? E cioè, diciamo, in qualche modo che appunto in questo caso non costruisce un vero partito populista come la Lega, cioè la Lega costruisce un suo partito radicato sul territorio, con tutti i suoi attivisti, militanti, simpatizzanti e così via, no? Ecco, costruisce una sorta, si presenta se stesso, cioè la sua persona, no? Forse avete mai visto quel bellissimo quando scende in campo nel 94, no? Nel suo primo gol, io amo l'Italia, no? E di fatto propone se stesso, no, come rappresentante dell'Italia, cioè dicendo che a voi cittadini che i partiti vi hanno tradito, eccetera, eccetera, e sono andati in crisi, sono sfasciati tutti i partiti della Prima Repubblica, ci penso io, mette in moto un movimento, no? E quindi diciamo, cioè qual è l'idea? È l'idea di, a questo punto, i partiti di massa avevano un rapporto con i cittadini mediato dalle loro sezioni di base, dalle loro strutture, quindi dalla base, che arrivavano dal partito, arrivava verso il basso, la linea del partito, ma anche ascoltavano i cittadini e arrivavano verso l'alto delle richieste. Quindi mediavano, non so se è chiaro, no? In questo caso invece, grazie alla TV, il rapporto è diretto, io parlo direttamente, io vi parlo
E naturalmente un'altra cosa, l'altra innovazione che ha fatto anche Boss in un altro modo, ma vi parlo non in politichese con il linguaggio incomprensibile dei politici, cioè, ma vi parlo il linguaggio della gente comune, vi parlo dei vostri problemi e vi prometto in qualche modo, no? Quindi in qualche modo utilizza quello che è stato chiamato anche marketing, pubblicitario televisivo, ma diciamo lo usa in politica, e usa la retorica populista, in questo caso appunto ripeto, è la retorica, cioè usa gli argomenti, la critica ai partiti, i partiti non fanno più l'interesse dei cittadini, pensano ai loro interessi privati, no? Cioè arricchiscono altre cose. Invece io, che amo l'Italia, vi prometto che invece se mi eleggete per andare al governo farò le cose che voi avete, di cui voi avete bisogno. Quindi propone se stesso come, in qualche modo, come, cioè non dice vi faccio partecipare di più, cioè che è il messaggio che appunto alcuni partiti populisti danno, o facciamo più referendum o altra cosa, o ascolto di più la vostra voce. No, io so quello che voi volete, direttamente lo so perché sono capo della televisione, insomma sono quello che sente cose di televisione, cioè quindi io non so, e poi sono uno che non viene dai partiti, ma vengo dal lavoro, dal mondo del lavoro, sono imprenditore di successo, non so se è chiaro, quindi è quello, e quindi diciamo in questo senso, cioè diciamo, quindi non so se è chiaro, lo spazio che si era creato, se non c'era lo spazio non c'era possibilità neanche per Berlusconi. Si era creato uno spazio, a nord aveva preso in buona parte la Lega, era riuscito in buona parte a. Però nel centro e nel sud era ancora vuoto, e Berlusconi quando prima scende in politica, non so se l'avete mai sentita, quando ci fu l'elezione a Roma del sindaco, c'era Fini contro uno di centrosinistra, e se fossi a Roma voterei Fini, cosa che ruppe un tabù, perché fino a quell'epoca votare MSI non lo diceva nessuno di quelli di che non erano fascisti o che non erano legati, quindi diciamo ruppe anche quel, quindi diciamo puntò anche a quell'elettorato. Ecco, allora diciamo quello che inaugura Berlusconi, perché poi anche in altri paesi, è quello che poi fu chiamato telepopulismo, no? Cioè perché usa moltissimo la televisione, quindi un leader, no, che si colga fuori dal centro politico, ti nasce altrove, parla in nome del popolo e per il popolo e si offre personalmente come garante di una vera democrazia. Quindi se votate me avrete la vera democrazia, cioè quello che di Lincoln, la democrazia è di government for the people, ci penso io, non so se è chiaro, questo for the people che è quello che interessa poi alla gente, chi governa faccia le cose che la gente. Ecco, il telepopulismo naturalmente sottolinea la provenienza forte della società civile, ci sono stati anche altri esempi in altri paesi, ma insomma quello di Berlusconi forse è quello più nuovo anche a livello mondiale, no? E l'altra cosa che evidentemente probabilmente deve avere, oltre a un certo carisma, anche una capacità di stare in video, quindi di riuscire a parlare in TV in modo convincente e parlare il linguaggio che si parla in TV, sostanzialmente, quindi quello dell'osteria che parla, cioè Bossi era più un linguaggio dello, cioè anche un po', come dire, usava l'espressione anche talvolta volgare, Berlusconi su questo veramente le ha usate, ma usa più un linguaggio che è usato dalla televisione, cioè quindi diciamo la gente è abituata a passare la giornata, a vivere, convivere, insomma, e quindi in qualche modo parlando quel linguaggio lì, sono uno come voi, parlo un po' con linguaggio, non parlo politichese, no? Ecco, l'altra cosa che il telepopulismo dà con grande facilità, come sapete tutta la comunità televisiva lavora su questo, è le promesse, no? Cioè se voi lo sapete, guardate qualche volta la televisione, forse, no? Vedete la pubblicità, no? E vi sono delle cose meravigliose, non so. Tu che hai lo spirito dell'avventura, lì e là, poi ti fa vedere che ti danno una jeep con cui puoi andare, non so bene, non ho capito bene come, oppure quell'altro che, cioè diciamo così, i
tuoi desideri, no? In un modo o nell'altro, fa vedere uno spot che magari non c'entra niente, ma poi alla fine che quello che tu vorresti te lo facciamo. Allora, l'altra caratteristica tipica del telepopulismo è quella di prometterti quello che tu vuoi, no? Beh, quella famosa folla del mio posto di lavoro, o un'altra famosa che forse avete visto in televisione, quando Berlusconi firmò davanti non a un notaio ma a Bruno Vespa, che conta molto più di un notaio, il contratto con gli italiani, no? In cui c'erano molte cose per cui lui, cioè, dice: io firmo sta roba qui, no? E davanti a Vespa, quindi davanti a... cioè quello che contava era il pubblico televisivo, no? La firmo, se non le faccio me ne vado a casa, non è mai andato a casa, ma comunque diciamo c'erano molte promesse, poi hanno discusso molto gli studiosi se ne ha fatto il 5%, il 20%, il 30% di quello che aveva messo in quell'elenco, ma comunque aveva fatto un bel elenchino, no? Non so se è chiaro. Quindi diciamo lo spazio, ma perché poteva farlo? Perché c'era questo spazio vuoto, lasciato evidentemente dalla, come dire, dalla crisi di partiti tradizionali che mediavano, e ovviamente l'altro argomento che usò Berlusconi, in altri paesi non usavano, non avevo questo argomento, siccome c'era una tradizione forte della DC che era presentato come diga contro il comunismo, ecco, l'altro argomento forte che presentò: se non votate me, fanno il governo quelli là, e che vedete, insomma, che faranno delle cose terribili in sostanza, no? Quindi questo è il telepopulismo del... E quindi, vabbè, questo qui, quindi in sostanza accentua la sua distanza rispetto alla classe dirigente dei partiti italiani, anche se poi, come saprete, la sua TV privata era stata molto favorita dal capo del Partito Socialista, quello che poi morì in esilio, no? Grazie. E diciamo qui non era del tutto lontano dalla politica, e poi i politici non fecero mai una legge che limitava i monopoli della TV o per il conflitto di interesse, tuttora non la fanno, anche se adesso mi pare ha detto lo minaccia, mi pare che sia Renzi che ha minacciato che se Forza Italia non appoggia la riforma che Renzi propone gli faranno una legge, cioè, ma ogni tanto la tira fuori. Ecco, quindi diciamo questo che inaugurò Berlusconi, quello che è stato il populismo mediatico, un ricco di promesse con il linguaggio della comunità, cioè diciamo in qualche modo è simile alla pubblicità televisiva, ma rispetto a quello che è la politica, che prevede appunto che sia chi governi, che è un rapporto tra governanti e governanti, il governante, quello che si candida a governare, dice: io so quello che voi volete, no? Non c'ho bisogno di venire, cioè, no, lui fece fare molti sondaggi, ma insomma, quello che volete io lo so, e quando vado al governo, e vi faccio anche il contratto se volete, quando vado al governo, ve lo farò, non so se chiaro. Quindi si supera questa, cioè la sovranità popolare viene formalmente garantita perché comunque viene, cioè viene un'elezione, no? Ma comunque diciamo poi è il leader che in qualche modo che poi deve fare le promesse e dovrebbe in teoria poi mantenere. Ecco, quindi poi quindi in sostanza ecco, fonda anche un partito, inizialmente è un movimento, perché molta gente al suo appello si organizza localmente per fare delle attività, no? Che però poi lui non riconosce perché non vuole fare un vero partito, comunque già poi dopo diverso tempo in un certo senso viene formalizzata anche Forza Italia come partito, che non è un partito populista, quindi quello di Berlusconi è un partito che aderisce ai partiti popolari europei, cioè quindi a quello che è il centro-destra europeo di per sé. Cioè quindi c'è la retorica populista, no? Del leader, no? Ecco, che poi viene usata per far votare un partito che non è populista, ma semplicemente un partito di centrodestra che in qualche modo fosse chiaro. Quindi è un po' questa. Naturalmente quindi il legame diretto fra popolo e leadership lo garantisce attraverso la televisione,
e la sua tentazione è di trasformare tutte le elezioni in un plebiscito per lui. Cioè, quindi, e di fatto lui, non so come nella legge elettorale, di fatto le elezioni dal 2004 fino all'ultima, non l'ultima, la penultima, quella dal 1994 fino al 2008, sono elezioni di, si contrappongono le coalizioni, ma in realtà si contrappongono fondamentalmente i leader. Normalmente Berlusconi contro Prodi, quando è stato così, ha sempre perso Berlusconi, anche se poi ha fatto fuori Prodi i suoi stessi compagni di strada, o Berlusconi contro altri e li ha stravinto di solito. Ecco, come vedete, qui non voglio entrare nei dettagli, qui sono i voti che prende Forza Italia, prende intorno al 20% e poi naturalmente riesce ad avere il massimo dei voti del 2001 come partito alle politiche, quando vince ancora le elezioni, poi si forma insieme all'Alleanza il Popolo della Libertà che arriva al 37% nel 2008, ma crolla nel 13 al 21. Poi Berlusconi ricostruisce e scioglie, perché poi c'è la scissione di Fini, Fratelli d'Italia si scinse, ci sono varie frange che vanno per i fatti loro. Berlusconi rifonda Forza Italia, si ripresenta e sceglie al 16 alle europee, ma alle ultime elezioni regionali, come sapete, ha preso meno voti della Lega, arriva al 6-7%, cosa che quindi diciamo. Il suo carisma è stato molto indebolito, un po' perché le promesse fatte dai suoi governi, ha promesso tutte le volte che abbassava le tasse, nessuno ha visto questo, non so se avete visto che si sono abbassate le tasse, e anche altre promesse che aveva fatto sostanzialmente non tentò di cambiare, di abolire l'articolo 18, ci fu una grossa mobilitazione e gli fu impedito, poi dopo l'ha cambiato Renzi, ma comunque quello che lui cercava di fare, di rendere l'Italia più, tra virgolette, liberale di centrodestra, gli è stata in parte bloccata da mobilitazioni popolari di varia natura o dalle e poi ogni elezione vinceva una, cioè se governava il centrodestra, quella dopo vinceva il centrosinistra. La gente era scontenta, ma proviamo quegli altri, poi dopo torniamo. Ecco, come vedete, no, se volete, dal 2001, l'ultimo periodo, al 2014, che è l'anno scorso, come vedete cade moltissimo la fiducia anche del Presidente della Repubblica, scende dal 75 al 51. La fiducia dell'Unione Europea, che era oltre 60, scende al 37, non so se avete presente. Nel Parlamento, che era 45, ancora circa metà ci credeva nel Parlamento, scende al 19, non so se. Quindi la fiducia degli italiani verso la politica resta molto molto bassa, cioè e le varie l'alternanza di Berlusconi con il centro-sinistra, così via, non è riuscita a riaccendere e non si sono riformati i partiti come una volta o le relazioni fascinerine partiti come una volta. La fiducia dei partiti, anche lì, che era al 20% ancora del 2001, scende al 9%, ma gli ultimi sondaggi è intorno al 5%. Cioè, quindi la sfiducia è molto grande rispetto ai mediatori. Non so se è chiaro. Quindi diciamo, si è ricreato, intorno al 2010-2011, una situazione in cui c'è uno spazio crescente di malcontento, che inizialmente aveva colmato in parte la Lega, in parte Berlusconi e poi il centro-sinistra a sua volta si era, aveva formato l'Ulivo, quindi in parte aveva coperto, si ricrea uno spazio grande e in questo spazio grande, nasce appunto quello che poi viene chiamato, qui c'è la fiducia delle istituzioni, quindi il 12, no? Come vedete la fiducia nelle banche, cioè è molto bassa e ovviamente più bassa di tutti ce l'hanno quelli che poi voteranno 5 Stelle. Quindi
si ricreano, quindi c'era stata un'ondata populista, se volete, negli anni 90, quella della Prima Repubblica, che in parte era stata colmata da, da Lega e in parte da Berlusconi, che avevano governato anche insieme per diversi anni. Ma non aveva tutto questo soddisfatto carichetti italiani, tipo Regolare e via via era cresciuto. E nell'11, come sapete, fu poi il Presidente della Repubblica che quasi convinse Berlusconi ad abbandonare senza elezioni il governo e fecero il governo Monti, non so se lo ricordate, familiarizzato il governo Monti, quello della legge Fornero, no? Che appunto doveva salvare l'Italia, no? Dai debiti, da, da quello che volete voi, che in sostanza non fu molto popolare. Ecco, responsabile della crisi, anche qui, della crisi economica, come vedete, le banche, il governo Berlusconi, la finanza, l'euro, l'Unione Europea, cioè diciamo in qualche modo si cominciava a sentire dopo il 2008 anche la crisi in Italia, quindi in sostanza cominciava a aumentare la disoccupazione, tra i giovani, come sapete, è arrivata quasi al 50%, quindi diciamo che diciamo, il potere d'acquisto è stato molto indebolito, la simpatica Fornero ha tagliato anche le pensioni, per cui in qualche modo quello che era una regolazione delle pensioni non c'è più stata. Quindi in questo contesto, ecco, fra l'altro poi oltretutto l'idea della corruzione, anche questo è interessante, quindi la domanda è che questo del 14, ma sostanzialmente anche gli anni precedenti era così, solo un 10% pensa che sia almeno, no scusate, un 5% pensa che sia meno diffusa degli anni 90. La grande parte, 44, pensa che sia diffusa come era negli anni 90, quando c'era Tangentopoli, ma la metà pensa che sia molto più diffusa. Cioè, hanno cambiato le leggi in modo che è più difficile, e anche perché un tempo la corruzione era la gente dava i soldi direttamente o indirettamente comunque ai partiti, non era lì la corruzione. Adesso non la dà più ai partiti, ma ci sono molti intermediari che in parte intascano anche loro i soldi e in parte poi danno sempre ai partiti, perché poi sono poi i partiti alla fine che, fa, che danno gli appalti, queste cose. So, una statistica mi pare c'era anche sul Sole 24 Ore, che un appalto su tre è truccato, uno su tre, non sono pochi, è un bel po' di soldi. Quello lì che hanno arrestato, che era il ministero che dava gli appalti, mi aveva dato una valanga, ha avuto 13 processi e 13 volte è stato assolto. Non so se adesso l'hanno beccato, insomma, che dava. Quindi diciamo, gran parte della gente pensa che sia più diffusa oggi, chi fa delle stime dice che fatta uno i soldi che venivano rubati negli anni 90, adesso siamo a 4 volte, cioè grosso modo quello che si ruba allo Stato pare che sia intorno ai 60-70 miliardi l'anno. Basterebbe quello per 60-70 miliardi l'anno per colmare tutto il deficit, aggiunti 60-70 miliardi di evasione fiscale, no? Quindi in qualche modo, come dire, qualcuno ha detto, mi pare si chiama Picardi, è un attore italiano, non so, che fa vostri spettacoli in criminale, dice in realtà non siamo un popolo di non lavoratori o di gente o di indebitati, siamo un popolo di derubati, cioè, nel senso che se i soldi che ci rubano i partiti o che gli evasori fiscali fossero restituiti avremmo uno Stato che, non so se è chiaro, non ci credete voi, no? Voi pensate che nessuno rubi e che siano tutti onesti politici. Quindi questa è la situazione, quindi il populismo ha avuto uno spazio grande negli anni 90 per Tangentopoli, per i problemi che sono venuti fuori, colmato in parte dalla Lega, in parte dal telepopulismo di Berlusconi, che hanno anche governato insieme diverse volte, ma le cose non sono anche cambiate, non sono migliorate, non si sono riformati i partiti con un rapporto con la gente molto più diretto, e quindi diciamo la situazione. In questo contesto è nato appunto, ha avuto successo il 13, è stata un'elezione molto particolare, come sapete, perché è un partito che non esisteva, che non era neanche un partito, perché era nato come movimento, non voleva neanche presentarsi alle elezioni, voleva solo fare delle campagne sul web, come ce ne sono anche in altri paesi del mondo, cioè fa
campagne su degli argomenti, avevamo fatto le campagne sulla guerra dell'Iraq, la campagna per abbassare i soldi che vengono pagati per i telefonini, la campagna per mandare via i politici fondati al Parlamento, cioè, quindi facevano delle campagne politiche, no? non volevano. Poi si sono presentati in qualche elezione locale, hanno avuto qualche successo, ma neanche grandi cose, hanno vinto quasi un po' per caso a Parma al ballottaggio, quindi è stato interessante che il ballottaggio la gente ha votato il partito che aveva avuto, mi pare, il 18% al primo turno, al secondo turno ha battuto quello del PD che invece ne aveva avuti quasi il 40%, insomma, quindi la cosa poi si è ripetuta, mi pare, a Livorno, dove anche lì aveva le liste di sinistra, hanno votato poi per i 5 Stelle per battere il sindaco del PD, soprattutto. Cioè, quindi, diciamo, ma la cosa che colpì molto fu che in qualche modo si formò un movimento, perché si formò un movimento che qui non c'è da fare le elezioni, occorrono risorse e opportunità politiche. Le risorse che mise in campo i 5 Stelle fu tra l'altro il ruolo di Grillo, che prima ancora del movimento personalmente faceva campagna per una serie di cose, insomma, chiamavano per la notata, lo chiamavano loro per dare risalto, oppure lo chiamavano quando faceva la campagna contro gli incendi, cioè faceva per i fatti suoi spettacoli in cui faceva una specie di politica così da strada in sostanza. Poi quando incontrò Casaleggio che lo convinse a fare un sito, a quel punto cominciò a fare delle mobilitazioni sul web, no? E quindi su quella base a raccogliere consensi. E diciamo, si comincia anche, non conto se fai un comizio, fai soltanto uno spettacolo, ma se hai un web crei dei simpatizzanti e poi poco per volta li puoi organizzare. Ecco, e l'altra cosa, appunto, l'opportunità politica, no? Che in sostanza dall'11 si era sospesa l'alternanza da centro e centro-sinistra, che prima almeno non poteva scegliere centro-destra o certe cose, centro-destra o certe altre, quando vado a votare ho una scelta, no? Se sono tutti insieme, cosa devo scegliere? Fanno tutti la stessa, tutti sostenevano Monti, e anche poi quello che viene dopo, il governo Letta, no? Insomma, e anche il governo Renzi stesso è sostenuto dal nuovo centrodestra, ma in molte cose lo sostiene anche Forza Italia, altrimenti andrebbe sotto. Quindi se sono tutti d'accordo, tutti insieme, che scelta ho? Quindi, diciamo, in questo senso la sfiducia è cresciuta. E infatti si ebbe quello che fu chiamato tsunami nel 2013, cioè il Movimento 5 Stelle che partiva da zero ebbe 8 milioni e 6 di voti, non sono così pochi, no? 25%. Il Partito Democratico ne perse 3, 4, 5 rispetto alla sua coalizione, il centrodestra ne perse 7 milioni, non sono noccioline. La lista Monti, certo, che fu creata da zero, pigliò 2 milioni di voti, ma in sostanza quindi si scompaginò il sistema politico, quindi da quel punto di vista. Naturalmente da chi riprese il 5 Stelle, qui faccio vedere rapidamente, come vedete li prese un po' da tutti, dalla sinistra arcobaleno, molti di più dal partito di Pietro, dal PD, anche dal PDL, anche dalla Lega, anche dall'UDC, e anche da quelli che dai non votanti, se volete. Quindi prese voti un po' a tutti, gli scontenti c'erano tutte le parti, no? Ecco. L'altra cosa, ecco che qui un'altra leggenda da infatti, dice, ma li prese da quelli che facevano, seguivano un web. No, non è vero, perché come vedete gli elettori del 5 Stelle, come vedete, solo il 32% segue abitualmente le informazioni sul web. L'83% segue la TV, il 40% i giornali, gli altri sono il 19% contatti personali. Quindi, diciamo, solo i due terzi degli elettori non usano quasi mai il web. Questo è chiaro. Quindi non fu il web da... Il web fu uno strumento per organizzarsi e per crearsi una rete, come aveva fatto anche Obama quando fece la prima campagna,
fece un, c'era un gruppo che si chiamava MUVON, che organizzò anche lì una rete sul web che creava localmente dei gruppi che propagandavano, cioè quindi lo usò come strumento, diciamo così, ma non è che comunicava con la gente col web, perché due terzi non usano il web, quindi in qualche modo, naturalmente certo, poi fecero anche altre iniziative come i V-Day o altri certi comizi, ma in qualche modo. Ecco, ora, l'altra cosa che in qualche modo importante come orientamenti, ecco, per esempio, necessario referendum, diciamo, importante, beh, metà degli italiani sono d'accordo. E quindi gli italiani vorrebbero di più partecipare a decidere le cose, no? Naturalmente 5 Stelle 67%, no? Il PD sono meno della metà, ma comunque la gran parte degli italiani vorrebbero, adesso invece la riforma costituzionale, per fare un referendum bisogna avere non più 500.000 ma 800.000 firme. Cosa avete presente, no? Quante sono, no? Ecco, e diciamo poi, quasi sempre, poi come quello del, che c'è stato fatto a lui, è stato un po' straordinario, in genere poi i partiti e i media li boicottano, la gente non sa neanche chi ci sono, no? E poi ci sono questi vincoli che non si possono fare durante le elezioni. E in passato mi ricordo che alcune elezioni le fecero apposta per non far fare il referendum. E quindi diciamo così, c'è una certa, come dire, sarà un popolo duro, un popolo di una plebe ignorante, ma i politici non vogliono che dicano la loro, non so se è chiaro. Sono un po' spaventati quando la gente va a votare su un argomento. Le primarie no, perché lì si sceglie una persona e poi farà quello, insomma, deciderà dopo cosa fare. Ma sull'argomento, e quando poi viene votato l'argomento, viene spesso disatteso. Ho detto, il finanziamento dei partiti, mi pare due referendum l'hanno approvato e se ne sono sempre fregati, hanno fatto delle leggi per... E lo stesso mi pare che per l'acqua stanno facendo la privatizzazione. Anche la, senza partiti non c'è democrazia, quindi la maggioranza pensa che sia così, no? Ma soprattutto su quelli del PD gli altri cominciano a avere un po' più di dubbi, no? Ecco, fiducia degli immigrati, come vedete la Lega e il PDL sono nettamente sfiduciati, bisogna tendenzialmente. Nell'Unione Europea, come vedete, anche lì c'è una sfiducia che non. Ecco, l'altra cosa interessante da guardare, che anche qui vi ho detto che un tempo era la sinistra che portava avanti certe battaglie, no? E quindi non occorrevano partiti populisti di sinistra, bastavano i partiti di sinistra che le portavano avanti. Beh, ridurre le differenze di reddito fra i cittadini, 5 Stelle è il 54% d'accordo, il PD meno, cioè i 5 Stelle erano quelli che volevano di più portare avanti questa roba, quindi fare qualcosa, no, per garantire protezione sociale stabile, cioè difendere il welfare, e sono più 5 Stelle proteggere l'ambiente, più o meno lo vogliono sia 5 Stelle sia quelli. Quindi diciamo, in un certo senso, quello che era portare avanti, ho parlato già fin troppo, vado rapidissimo. Ecco, qui se volete il voto, faccio vedere che vedete, i 5 Stelle sono quelli verdi, no? Pigliano molti voti fra quelli più sfiduciati nelle istituzioni, molto meno fra quelli che hanno fiducia elevata. Il PD è esattamente il contrario, no? Pochi voti fra chi ha poca. Aspettative sulla situazione economica, piglia molti voti su quelli che hanno aspettative non positive, disoccupati, gente eccetera eccetera. Ecco, il PD, ma anche il PDL è un po'. Ecco, vabbè, qui forse qualche prova di inglese la sapete anche voi, no? Dove pigliano più voti fra shopkeeper artigiani, manual work, sapete cosa vuol dire, no? Forse. E anche fra gli unemployed, cioè quindi prendono voti nelle categorie popolari meno. Ecco, l'altra cosa interessante è anche li piglia più a destra o più a sinistra. Il PD, quello rosso, li piglia più a sinistra, evidentemente pochissimi a destra, qui è le parole di bersaglio ancora.
come si chiama, il PDL, più a destra, evidentemente pochi a sinistra, la lista Monti ne prende molti al centro, quella verde che invece è il 5 Stelle ne prende a sinistra, ma anche cioè li prende un po' da tutte le parti, no? Quindi prende gli scontenti, questo è un po' il... Ecco, anche interessante in termini di età, prende molti voti fra i più giovani, 18-24 anni, arriva al 48% del 13, non so se ve lo ricordate, però io ho molti amici che sono di sinistra e dicevo, cavolo, il mio figlio è diventato un 5 Stelle, io sono di sinistra, quello 5 Stelle. Invece, vedete che invece il PD piglia più voti fra i più vecchietti e lo stesso anche il PDL, eccetera. Ecco, poi, tra questo 25, qui non voglio entrare perché ho già parlato fin troppo, in realtà poi si possono distinguere 25% che piglia 5 Stelle e una certa quota che sono molto identificati, quindi si sentono molto vicini, una quota che sono simpatizzanti, una quota che hanno votato quella volta lì, ma purtroppo magari no, che infatti i suoi voti per le liste dei sondaggi erano attorno al 20, poi è di un 5% in più. La differenza è che gli identificati hanno molta fiducia in Grillo, usano molto più internet e voterebbero comunque, ecco, e sono meno, sono più convinti del referendum e hanno deciso molto prima. Gli occasionali, vedete, hanno deciso spesso all'ultimo momento, molta gente che magari era incerta tra PD e 5 Stelle, alla fine ha votato 5 Stelle perché diceva tanto il PD appoggia il governo Monti, quindi votare PD vuol dire votare non cambiamento, no? E quindi votiamo quelli là. E quindi qui si trova, se volete, beh, qui non posso attentare più di tanto, se non sul primo punto, il programma del 5 Stelle non ha niente a che vedere con la destra populista, vedete, il primo posto è la cittadinanza, come sapete hanno fatto domenica scorsa, ovviamente voi non c'eravate, ma una marcia per questo obiettivo, è sostenuto anche da SEN, e diciamo così, ed è anche l'obiettivo principale del Podemos, il partito che in Spagna sta conquistando la maggioranza contro i partiti, cioè anche lì è una forma di populismo, se volete, ma di sinistra, perché i partiti di sinistra, il Partito Socialista non porta più avanti, e quindi tutti gli indignati, quelli che dormono ormai per strada perché hanno perso la casa, sono confluiti, e naturalmente poi ovviamente rilancia la piccola e media impresa, legge anticorruzione, penso adesso potrei passare i voti su queste robe qui, ma sono quasi tutti obiettivi di tipo difesa del welfare o difesa della legalità e aumento della democrazia diretta. Ecco, ora naturalmente qui ve l'ho fatta rivedere che senza partiti non ci può essere democrazia, vedete che un anno dopo era 57 e si era 54, cioè quindi meno gente convinta che... E come vedete Forza Italia sono divisi fra quelli che dicono che si vogliono o non ci vogliono i partiti. La Lega e i 5 Stelle invece a maggioranza pensano che si potrebbe essere una democrazia anche senza questi partiti. La corruzione ve l'ho già fatta vedere la... Quindi il malcontento, no, che c'era, evidentemente che nel 13 si è spesso ingrappato per il 5 Stelle, ecco, nelle 12 delle politiche in tutti i paesi europei, tranne l'Italia, ha penalizzato i partiti di governo e ha favorito i partiti euroscettici, il Front National piuttosto che i vari partiti che criticano l'Europa, i partiti populisti. In Italia invece no, in Italia ha avuto un aumento il partito netto, il partito democratico, no? E qui c'è evidentemente una capacità di Renzi che ha giocato su tre piani. Da una parte si è conquistato e ha recuperato la retorica populista, quindi l'idea di rottamazione, ridurre i costi della politica, era l'idea del Movimento 5 Stelle, per esempio, anche se poi più le idee che i contenuti, perché non so, l'abolizione delle province, no? Che la proposta era di abolirle del tutto e passare le competenze ai comuni o alle regioni, in realtà ci sono ancora,
solo che hanno abolito solo la elettività, vengono rovinate dal fatto dei partiti, cioè gestiscono ancora grosso modo le stesse cifre, le stesse società, quindi diciamo, però ha recuperato molte delle parole cose, tipo la frase tutti mandiamoli tutti a casa o contro i partiti che non fanno niente eccetera, se ne ha poche. Però dall'altro lato ha recuperato in qualche modo anche la paura di quelli che potesse vincere il 5 Stelle e andare al governo, e diciamo hanno cominciato a fare i paragoni 5 Stelle uguale a Hitler o cosa del genere, o a Stalin, cioè, quindi qualche, anche Berlusconi ha fatto un articolo che diceva che i 5 Stelle sono come Hitler in qualche modo, no? Quindi diciamo così, hanno cavalcato quindi sia è riuscito a cavalcare contemporaneamente il populismo, cioè quindi una battaglia, una retorica populista se volete, o il popolo se stesso come soluzione dei problemi, tipico in questo caso molto simile a Berlusconi. Tra l'altro aveva vinto Renzi anche una gara televisiva, era un esperto televisivo in qualche modo, cioè una grande capacità di stare sullo schermo, di stare, di eccetera eccetera, no? Ecco, quindi secondo però ha avuto l'astuzia di dire dovete votare noi, perché se non votate, ha giocato sulla paura, se per la protesta votate il 5 Stelle, quelli che vanno al governo sfasciano tutto, sfasciano le istituzioni, mettono in piedi la dittatura, non so, qualcosa del genere. Terzo argomento, ha recuperato molti dei temi del centrodestra, sul lavoro, la riforma della giustizia, la riforma della scuola, della pubblica amministrazione, insomma esattamente le cose che voleva Berlusconi e che Berlusconi non è mai riuscito a fare perché c'è stata un'opposizione, li ha recuperati. Quindi Renzi è riuscito a avere questo 40%, da un lato cavalcando la potenza dicendo ci avete quei partiti, benissimo, votate noi che li manderemo a casa, cambieremo, cioè il ricambio generazionale diventava un ricambio di classe politica. Ha cavalcato la paura, no, che vincesse il 5 Stelle, che, e ha recuperato molti. E naturalmente poi so qui ve l'ho menzionato per ridere, ma come poi i giornali, il populismo raffinato di Renzi incassa l'abbraccio della folla, lo stile specificato del premier sembra piacere, non succedeva dal 94, si rimica sulla stampa, cioè in qualche modo populismo raffinato, cioè dice protesta, ma però mi metto al governo non un partito di pazzi come 5 Stelle che distruggerà tutto, ma un partito che mi governerà, mi darà le cose che voi volete. Matteo Renzi, il novello campione del populismo italiano tra Berlusconi e Catalano, sapete che è Catalano, no? Mai sentito? Ecco, questo è l'Africa, ho più sbagliato, ci vuole un anno che Africa un post, in collaborazione con Gruppo Espresso, no? Ho definito anche populismo di centro. Matteo Renzi, secondo il Consiglio del Pretorio, qualcuno sa dargli torto, cioè lui dà ragione a tutti in qualche modo. Quindi questo se volete. Oppure la parte di paura. Senza noi populismo e xenofobia, no? Se non votate noi vince il 5 Stelle, al massimo vince Salvini, che critica la Leopolda, dico veniteci, cioè in qualche modo l'idea della Leopolda come spazio dove ci, cioè i partiti una volta avevano le sezioni radicate sul territorio, alla Leopolda facevano dei tavoli in cui la gente poteva andare in teoria e esprimersi, quindi creavano una specie di, come dire, di teatrino che rappresentava l'ascolto dei cittadini, ma allora poi dopo non è che andavano i cittadini, andavano dei politicanti, dei finanzieri, personaggi vari di questo tipo. PD, unica speranza per uscire dalla palude, senza noi populismo e xenofobia. Il premier segretario del PD Renzi è intervenuto oggi alla direzione del PD, non c'è, quindi il cavaliere che a volte dice delle cose, le manovre di Renzi vorrei farlo al populista del 2007, dice Berlusconi, forse mente questa volta, ma comunque secondo lui le cose di Renzi sono esattamente quelle che lui voleva fare. Dunque attualmente sostiene il Parlamento, molte leggi sono passate grazie al sostegno di Forza Italia, il patto del Nazareno forse l'avete mai sentito nominare, no? Di cui nessuno ha mai saputo esattamente quale fosse il contenuto, no? Quindi lo spazio disponibile per la protesta populista che si era ricreata
intorno al 2010-2011, quando Berlusconi è andato in crisi, prima l'ha occupato in buona parte il 5 Stelle e poi è riuscito in parte a recuperare, il 5 Stelle non è sparito, è rimasto intorno al 20%, resta ancora al 20%, quindi resta un partito importante dal punto di vista del peso in Parlamento, del peso elettorale, ma diciamo come visibilità mediana, anche perché i 5 Stelle non vanno mai, adesso qualcuno comincia a andare, ma non va mai in televisione, quindi non fanno del populismo, no? Fanno delle altre forme di comunicazione, eccetera, eccetera, fanno la marcia alla Siria, roba così, insomma, queste scene qui. Ecco, lo occupa Renzi, insomma, comunicati, no? Ecco, quindi la retorica della rottamazione è però in sostanza rottama sia la classe politica, ma rottama anche tutta l'idea della sinistra, questa è l'altra cosa, cioè che era il vendita di Berlusconi, no? Quindi, e in questo senso, no, quindi molti commentatori hanno sottolineato le analogie fra Renzi e Berlusconi sia nella retorica di comunicazione, cioè io sono un non politico che va in politica, poi non è tutto vero perché Renzi era in politica fino a quando era piccolo, sfrutta il malcontento diffuso dei cittadini, poi fa ovviamente questo patto con Berlusconi, quindi in qualche modo, come dire, in un certo senso trova che Berlusconi stesso a volte ha detto che avrebbe voluto Renzi come suo successore, non era possibile perché era un altro partito. E poi l'altra tecnica tipicamente populista, oltre alle promesse, come dire, un milione di posti di lavoro, queste cose qui molto grandiose, l'altra tipica tecnica populista è di dare una piccola, una cosa concreta che sposta, meglio, Berlusconi nel 2006, quando poi vinse Monti, quando poi vinse, come si chiama? Prodi, no? Era andato nei sondaggi molto più avanti, poteva vincere molto di più, riuscire a recuperare molti voti in che modo? Promettendo, non so se ve lo ricordate quando andavano in TV prima Prodi e poi l'ultima trasmissione, e quindi Prodi non poteva più replicare, Berlusconi disse, tipico stile pubblicitario, dice, ah, una sorpresa, se vado io al governo abolisco l'IMU sulla prima casa, che è una cosa che ovviamente pagano tutti, no? E questa cosa pare che gli portò parecchi voti. Ecco, la cosa che fece Renzi fu la deflazione di 80 euro, i famosi 80 euro, no? Cioè, diciamo, la gente che è sfiduciata verso i politici, se però può abbrancare qualcosa di concreto, quella cosa, non tutti, no? Ma un certo numero, il famoso voto di scambio, no? Un certo numero di voti di scambio, che è una tipica mossa populista quella lì, no? La fece Berlusconi abolire l'IMU, poi l'hanno via via ricostruita perché i comuni non hanno soldi. Questa cosa degli 80 euro, boh, sì, l'hanno avuta una serie, tra l'altro non i più poveri, ma una certa, non i disoccupati, non quelli che sono, ma diciamo una certa fetta di popolazione non piccola, di lavoratori dipendenti l'ha avuta, ma pare che non siano aumentati, cioè la stima del valore di quello che prendono i lavoratori non è che, e non ha rilanciato assolutamente i consumi. Ecco, il patto del Nazareno, ecco, l'altro elemento interessante di accordo con Berlusconi, che Berlusconi cercò di fare ma non riuscì mai, cioè di Berlusconi a trasformare la Costituzione italiana, no? In una forma di costruzione molto accentrata, quindi veniva eletto fondamentalmente il capo del governo che poi governava e basta, no? Il Parlamento, che dovrebbe rappresentare le varie opinioni, quindi in qualche modo, vediamo, negli Stati Uniti viene eletto il Presidente, però viene eletto separatamente il Senato, cioè, quindi c'è un bilanciamento dei poteri, no? L'idea che aveva invece Berlusconi era di fare invece un'elezione quasi diretta mise il suo nome lui lo fece mettendo il suo nome sulla scheda elettorale, no? E poi potendo in parte inseguire in questo senso anche il centro-sinistro doveva mettere un uomo in campo, quindi era uno scontro fra due persone. Invece con il patto del Nazareno fu fatta l'idea di una
sorta di legge elettorale che in qualche modo è di fatto tipo plebiscitario. Adesso mi pare Renzi, lo facciamo come sindaco d'Italia, cioè viene eletta la persona, che poi vengono tolte le preferenze perché gran parte dei posti sono nominati, cioè perché se sono 100 collegi, ma se ogni partito nomina 100 capilista, no, in totale quelli nominati sono, dicono, più del 60%, quindi quelli che poi le preferenze che vengono date incidono marginalmente poi sugli eletti. Quindi diciamo, chi viene eletto come presidente ha nominati gran parte dei suoi come si chiama, parlamentari, quindi li controlla. E in secondo luogo, ecco, beh, allora, a questo punto siamo arrivati a un livello tale, che veramente non so, quando l'ho letto mi veniva da piangere, perché Eugenio Scalfari è stato uno dei primi a sostenere Renzi, no? Che ha scritto che sì, Renzi è una persona che è simpatico, che però avrebbe inizialmente l'ha sostenuto, dichiara il proprio dissenso personale sulla legge elettorale e sulla riforma del Senato, sul pericolo di una tentazione autoritaria queste leggi, che, da quelle leggi promane. Cioè, in altre parole, quello che non era riuscito a fare Berlusconi cercherà di farlo, lo sta cercando di fare Renzi, ha abolito lo statuto dei lavoratori, l'articolo 18, no? Sta smantellando praticamente una serie di conquiste che erano state fatte negli anni 70-80 dai partiti di sinistra, comunque dai lavoratori, e in termini di democrazia, ecco, viene demolita la Costituzione che è stata approvata nel 46. Mi pare Zagrebelli, che è un ex capo della Corte Costituzionale, disse che siamo arrivati al punto più basso mai toccato della democrazia italiana con queste leggi. Questo è, quindi lo spazio populista che prima era stato riempito dalla Lega, da Berlusconi per certi anni e poi dall'alternanza centro-sinistra, che comunque con tutti i suoi difetti era una certa forma di democrazia, cioè c'era una alternanza, la gente poteva scegliere A o B, voleva questo o quello, no? È stata bloccata dall'11, che era il governo internazionale, e di fatto anche adesso il governo prima Monti, poi il governo Letta, no? Vi ricordate lo slogan stai tranquillo, stai sereno Letta, no? Perché è diventato lo slogan che poi Renzi comunica in TV, ma è diventato molto bravo a comunicare anche attraverso il web, anche perché quando lui fa queste dichiarazioni il giorno dopo tutti i giornali, tutte le TV le moltiplicano, no? E quindi e stai sereno Letta, mi pare che adesso è uscito un libro, se non mi sbaglio, stai sereno Letta, che ricostruisce questa storia, no? Letta ovviamente, come sapete, è piuttosto arrabbiativo di questa cosa qui, ma in sostanza l'idea è quella quindi di cambiare la Costituzione, no? Il Senato non è più elettivo, ma è nominato di 100 persone nominate dalle regioni, ma di fatto dai partiti, perché se ogni regione nomina due o tre saranno i partiti che li scegliono, quindi e va. E fra l'altro ha un ruolo importante anche per eleggere il Presidente della Repubblica e per eleggere la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale viene eletta da un Parlamento che è di fatto nominato, no? Cosa si chiama? Quindi quello che conta è di fatto diventa una democrazia tipo plebiscitaria, che è uno dei tipici, la Donovan diceva appunto, c'è il populismo democratico e il populismo, come dire, autoritario, cioè, plebiscitario, no? Cioè, quindi la democrazia è un plebiscito, vuoi questo o vuoi quello, che in un comune può ancora essere accettato perché comunque il sindaco ha dei poteri limitati, e poi spesso è con una persona conosciuta e in qualche modo poi c'è un certo tipo di, sono di pisapia sua, una cosa molto partecipata, molto, quindi cioè, a livello nazionale diventa già una cosa molto più problematica, ma poi soprattutto la Repubblica parlamentare, il Parlamento dove dovrebbero parlare i rappresentanti dei cittadini, di fatto viene, è un Parlamento di nominati, non so se è gran parte di nominati. Quindi chi vince il referendum, chi vince di fare il ballottaggio, di fatto ha la maggioranza assoluta, controlla i suoi, i
suoi nominati, no? E quindi poi controlla anche la Corte Costituzionale, perché poi viene nominato dal Parlamento e dal Senato, che è così alterato. Il referendum, come vi ho detto, è più difficile perché è alzata la soglia, non so se chiama. E il povero Scalfari, non so, mi ha commosso quando ho letto domenica il suo editoriale, che partiva da tutt'altro, poi finiva su questa roba e diceva purtroppo stiamo andando verso un pericolo di una tentazione autoritaria, non so se chiama, cosa vuol dire questa cosa. Quindi questo è un'altra variante di populismo, cioè nel senso che, diciamo, una persona che si pone lui stesso, come la, quando andò a parlare in Parlamento, Renzo, se lo ricordate, molti giornali ne parlarono, non parlava ai parlamentari, teneva le mani in tasca per dire che infrangeva il cazzo, un po' lo stile locale, no? Ma parlava direttamente in TV, cioè si rivolge direttamente ai cittadini, diceva, e normalmente appunto, come sapete, molti, ha promesso quasi tutto a tutti, no? Ecco. E l'altra cosa di questo, da Berlusconi poi non faceva granché, lui, diciamo, vuole aggiungere a ciò che fa Berlusconi la velocità, no? La rapidità, cioè ci mette molto nel fatto che realizza rapidamente quello che ha promesso, no? Ha liquidato lo statuto dei lavoratori, adesso dicono che ci sono più contratti, ma è quello che dicono in realtà. Lo fanno, sono le imprese che pigliano i soldi, cioè alle imprese prendono uno per 3 anni e per 3 anni non pagano tasse, il lui paga 800.000 euro, cioè comunque pigliano una bella cifra di tasse non pagate, poi dopo 3 anni posso tranquillamente licenziarlo e pigliare un altro, cioè, quindi non è un problema particolare. Quindi diciamo, quindi questa è un po' la storia dei, quindi diciamo così, per riassunto, quindi il punto di partenza è che si crei lo spazio, cioè che fra popolo e chi governa i mediatori tradizionali, cioè i partiti sono andati in crisi, sono molto cambiati, sono diventati partiti più personali, personalizzati, gli iscritti sono quasi spariti, e diciamo prima coperto dalla Lega in un certo modo, che comunque ha creato un suo partito relativamente, aveva 100-150 mila iscritti, aveva un certo anche radicamento sul territorio. Poi Berlusconi invece con il partito direttamente tiene con la comunicazione diretta. Poi quando nel 10 c'è stata questo semestre di Papa Nazionale, un momento di malcontento verso Monti e tutta questa roba, ha avuto successo il 5 Stelle, che come sapete è forte abbastanza forte nelle elezioni nazionali, per europee, localmente non è molto forte perché nelle elezioni comunali o regionali non ha una grande presenza tra la classe politica locale, non ha una tradizione, solo sta lentamente crescendo, ma evidentemente si metterà del tempo ad avere un peso locale. E poi c'è il campo Renzi che ha giocato una partita molto più furba, diciamo così, da un lato ha copiato come dire Grillo nel discorso andiamo tutti a casa per chi guida la classe politica. Ha portato Berlusconi nel comunicare, nel fare. Berlusconi faceva alcune promesse, no? Il patto che lui firmò aveva 10 promesse. Renzi ne aveva fatto 200, ha promesso un po' tutto a tutti, no? La buona scuola, la buona sanità, che manda, adesso ha detto che manda, ha mandato a creare a fare anche il 7. Dichiarazione dei redditi, anche se poi è risultato che fosse praticamente impossibile compilarla e nessun pensionato, nessuno, e quindi che in qualche modo è fallita. La buona scuola, che come risultato ha avuto, come sapete, uno shock totale di tutti, studenti, operai e compagnia, no? E quindi diciamo adesso siamo arrivati alla Costituzione e diciamo vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Mi scuso quando ti trovo, mi ho anche annoiato spesso. Allora, abbiamo un po' sforato poi.